diventa biblioteca Ragazzi Elve in onore di una novarese, di una grande artista, Elve Fortis De Hieronymis, che spesso ai novaresi può dire poco, ma dice molto a livello non solo nazionale ma internazionale. Se pensate che in questi giorni a Tokyo, in una mostra che rappresenta i migliori libri, le migliori artiste per l'infanzia italiane conosciute nel mondo, ecco, Elve Fortis e i libri di Elve Fortis, come Che tempo fa, il libro di cui quel pannello riproduce la copertina, è tra i libri scelti a rappresentare il nostro paese e la nostra creatività per l'infanzia. Allora è un onore per la biblioteca poter dedicare questo spazio ai bambini nel suo nome. E allora vorremmo chiedere ai genitori di aiutarci insieme ai loro figli di far crescere questo spazio, questa biblioteca, attraverso le attività, attraverso un'attenzione, attraverso anche la consuetudine di passare ogni tanto a vedere un libro, a prenderlo in prestito con il costo esagerato della tessera del prestito di 1,60 € l'anno, che quindi è una cosa fattibile, oppure senza prenderlo in prestito uno passa qui, legge un libro con suo figlio, con suo nipote, lo lascia lì tranquillamente senza nessuno. Ecco, questa è la biblioteca, uno spazio che se avrà grande partecipazione potrà crescere sempre di più, grazie anche alla creatività di Elve. Oggi noi giochiamo, facciamo dei giochi, facciamo delle cose a partire da questo bellissimo libro che è uscito la prima volta da Einaudi, Così per gioco, costruiamo insieme i nostri giocattoli, che è un capolavoro. Voi dovete pensare che Art Attack della Disney si ispira alla costruzione di giocattoli con materiali di recupero di Elve Fortis. Questo la dice lunga sull'importanza di questa grande artista di cui oggi abbiamo l'onore di avere con noi il figlio, architetto Fortis, e ringraziamo di essere vicini. Ma lascio subito la parola, prima ancora dell'architetto Fortis, per un suo ricordo, all'assessore Paolo Turchelli, che crede fortemente in questo progetto legato alla biblioteca dei ragazzi, da oggi Biblioteca Elve. Grazie a tutti e benvenuti. Mi piacerebbe poter rispondere ad Elve oggi, che tempo fa? È un tempo primaverile, è un tempo nuovo, io credo di poter dire è un tempo nuovo anche per la nostra piccola biblioteca. Mi piacerebbe poter dire, ma la strada credo sia questa, l'abbiamo imboccata, che il tempo che stiamo predisponendo è un tempo per tutti voi bambini. Io vorrei che questa biblioteca tutti i giorni fosse così, che tutti i giorni vedesse i bambini entrare ed uscire accompagnati dalle maestre piuttosto che dalle famiglie, anzi mi piacerebbe molto accompagnati dai genitori, e che il tempo di questa biblioteca diventi davvero un tempo del gioco, un tempo della gioia, il tempo del piacere della lettura, il tempo del piacere dello sfogliare le pagine di questi libri e di costruire intorno alle pagine, alle figure, a tutto ciò che viene raccontato, di costruire delle nuove storie. Io mi sono impegnata a costruire una nuova storia per la biblioteca grande, per la biblioteca civica, per la biblioteca Negroni, ma a partire proprio da questa piccola biblioteca dove tutte le mattine entro, io ho l'ufficio qua sopra, entro e ci sono dei momenti in cui vedo i bambini che giocano e che ruotano intorno a questi libri e che li sfogliano, momenti in cui invece la biblioteca è chiusa, io sogno una biblioteca diversa. E il potere dei sogni, come ho detto spesso in questo periodo, è un potere che è importante, a cui va restituito dignità. Il sogno è quello di tenere sempre aperta questa biblioteca.